situazione, credo sia giusto da parte mia ringraziare tutti voi qui presenti e intervenuti, in modo particolare, prima di tutto, su eccellenza del signor Vescovo, per la presenza, l'accoglienza e la presenza che ha dato, naturalmente. E quindi anche il signor Adragna, per la solidarietà, naturalmente, con la parrocchia cattedrale, i due cori che ci aiutano, e tutti Stefano, Federico, avete la pazienza ogni anno di iniziare questa riflessione, avviare così la Quaresima insieme a noi della confraternita della Beata Vergine Maria del Monte Cristo. Grazie davvero a tutti, non ultimo alla solita alla comunicazione con le ragazze che ci in fondo, perché come sempre curano l'impaginazione, la struttura e il design del testo stesso. Ho già riflettuto su questi testi in altri momenti e voglio riprendere, così come ho fatto altre volte, proprio su questo testo di Scupoli, che tanto mi colpisce perché, già accennato poc'anzi di Sua Eccellenza, Monsignor Michichè, è un po' un pugno nello stomaco, come molti altri, per la nostra sensibilità moderna, in cui l'individualità è un pressoché assoluta, il valore dell'individuo, il singolo, è pressoché assoluto, intoccabile, un sacrario. Per cui leggere un testo come questo, in cui si dice esplicitamente la divina volontà, la sola volontà divina, non è la tua, e lo scorrevo più volte, notando le negazioni, non né devi fare questo, né quell'altro. Insomma, ci sono tanti no che, come mi ricorda un intervento di Sua Santità, l'attuale pontefice, disse qualche anno fa, ci sono dei no indispensabili da dover dire per poter dire dei sì ancora più grandi. E credo che sia questo lo struggimento, la difficoltà che facciamo noi moderni. Quando parlo di uomo moderno non intendo dire soltanto chi, per così dire, sta fuori di qui, ma includo anzitutto me stesso e parto da me stesso. La difficoltà che fa a me, uomo della modernità, accettare di dover dire dei no, perché per mille ragioni, sia di carattere, insomma, di opinione, di pensiero, di filosofia, di studi, ma anche dal punto di vista materiale, dei consumi, del benessere, tutto mi porta a non dover dire mai dei no, anzi, tecnica, economia, un'impostazione di vita è voluta per evitare i no, per superare le barriere, quelle che ci fermano, quelle che a volte ci stoppano. E allora dalla medicina, alla tecnica, alla scienza, e tutti naturalmente lo condividiamo, vorrei che nulla ci fermasse, che i no fossero sempre e comunque superati, compreso l'ultimo, che è quello della morte, che è il più grande, che è l'ostacolo, il blocco maggiore. Eppure, ripeto, testi come questi, o quello che ho poc'anzi riferito del pontefice, sapere dire dei no, alcuni no vanno detti, per poter accogliere la capacità e fare crescere in noi la capacità di dire dei sì ancora più grandi. Questo mi fa riflettere, ed è credo il senso della Quaresima, luogo del combattimento, questo testo di Scupoli infatti si intitola così, combattimento spirituale, è il posto, è i 40 giorni di esercizio di un combattimento. Perché combattere? Io credo che sia già insito nel progetto creativo di Dio averci dato delle forze, ci ha dato, si dice, la virtù, che in greco vuol dire energia, la dynamis, la forza, l'energia. Ma perché ce l'ha data? Molti padri greci ci dicono e ci ripetono, tu ce l'hai proprio perché possa affrontare la realtà quotidiana.
E il primo testo ci diceva le avversità come anche le cose semplici. Tu hai una forza e tu puoi farlo, perché Dio di questo ti ha dotato. Allora, dico questo perché, secondo me, prima di essere un'energia, diciamo, contro quello che adesso dirò il peccato, è un'energia davvero per crescere, perché si mostri attraverso la forza che Dio ha messo nell'uomo, si mostri davvero che egli è l'immagine. Dio è potenza, potenza creatrice. Dio è generazione, è vita, il padre che genera il figlio. E questo è eterno, dunque Dio è, diciamo, vita eterna. Ma non una vita piatta, ma una generazione continua. Ciò che è eterno in Dio è il generale, non è la vita, come se fosse una linea retta, sempre piatta, che continua. È il generale. E quindi è potenza, è forza. I semiti, ma anche i greci, i semiti soprattutto, avevano il vitello d'oro, come moltissime delle divinità con forme animali, ma anche con forme umane, ricorderete, mettevano in evidenza la potenza in generale. E io credo che il fatto che Dio abbia messo in noi l'energia, che esercitiamo nelle virtù, il vivere stesso per noi è tirar fuori una forza da dentro di noi, perché riconosciamo che questa ci è stata data da Dio. Ed è il modo per rendere lode a Dio. Se l'uomo davvero è la gloria di Dio vivente, disse Veneno, lo è principalmente perché è in grado di costruire civiltà, di ordinare un creato, di ordinare questo mondo che Dio ha messo nelle nostre mani davvero secondo i principi fondamentali che sono l'architettura di questo mondo e che Dio ha avuto in mente quando tutto questo ha creato. E la scienza, la tecnica, l'intelligenza umana non è altro che scoperta di questi principi che hanno presieduto a creare di Dio, al generare di Dio. E questo è dare gloria. Dunque, già per creazione, già così siamo nati, con la capacità di generare, di dare vita, di tirar fuori da Lui, perché lo abbiamo in dotazione da Lui, la forza, l'energia, la virtù, che è una capacità di indirizzare questa forza verso il bene, da buona ci ricordava questo, verso il bene, e non, ecco, verso il bene. E qui il secondo passaggio che a tutti noi noto è forse quello per cui i no, quelli del testo e quelli del Papa, i no vanno detti. Conosciamo in noi stessi questo decadimento, conosciamo in noi stessi la pigrizia dello spirito, la cilia la chiamavano gli antichi, che è uno dei più grandi vizi, malattia mortale per noi. Cioè conosciamo in noi il decadere, il disfarsi, che è il contrario di quel generale dell'energia, della vita, della potenza, è il morire. Lo conosciamo, lo abbiamo dentro. Perché? La scrittura dice apertamente che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, e ne fa l'esperienza con lui che appartiene. Il morire, non credo, forse non il morire biologico, ma il modo di vivere la stessa morte biologica come disfacimento e tornare nel nulla, nella polvere, che è un modo di viverlo disperato, che è un modo di viverlo lontano dalla vita per andare verso il nulla. Questo modo di viverlo noi lo conosciamo secondo la scrittura, cioè secondo la parola di Dio, in ragione della trasgressione e dall'allontanamento del peccato, dell'allontanamento dal progetto creativo di Dio. Allora quella energia che ci è stata data per creazione e che soprattutto con la creazione
viene ridonata e potenziata, perché l'avevamo persa col peccato e il decadimento ha fatto sì che non fossimo stati mai in grado, non saremmo stati mai in grado di riprenderla da solo questa energia, cioè la vita. Questa ci è stata ridonata gratuitamente, del tutto gratuitamente. E adesso, per indirizzarla, per combatterla, per liberarci in noi da questa potenza, no, non potenza, da questo disfacimento dato, disfacimento continuo, che si insinua anzitutto nella mente, nel cuore, e ripeto, gli antichi la chiamavano soprattutto la cisma. La nausea del bene di Dio, l'avere tedio di Dio e delle cose buone, dei valori, che si insinua lentamente facendoci cominciare a trascurare. Vuol dire mettere non al centro dell'attenzione, non focalizzare, non al centro di tutto il nostro sforzo, ma sì, va bene, d'accordo, però si va so già cominciare lentamente, quasi insensibilmente, a far scivolare via via fuori dal nostro campo visivo, attenzione piena del nostro campo visivo, il centro di tutto, come dicevamo anzi questo, la scelta, il cuore che è appunto Dio, lasciandola scivolare insensibilmente, entra in noi questo tavolo, questa penombra, comincia in noi questo grigiore dello spirito, dell'anima. E tanti santi che hanno avuto la grazia di, per esempio, di vedere l'inferno, di vedere il purgatorio. Diversi santi italiani hanno avuto questo dono speciale dinanzi al quale sono rimasti atterriti e li ha davvero salvati dalla disperazione l'ancor più grande amore di Dio, cioè il paradiso, il vedere, il toccare l'amore di Dio. Ed era quello che ha fatto loro quasi alzare, Dio ha fatto alzare quasi il velo, perché vedessero questo disfarsi, questo ridursi a ombre, nulla. E questa volta è questo che incombe sempre su di noi. Ma il mattino di Pasqua, diceva la primavera, diceva anzi il vescovo verso cui andiamo con la Quaresima, è questo che combattiamo, e lo combattiamo in forza della risurrezione di Gesù, della potenza dello Spirito Santo che è stata data in noi, che ci viene data continuamente nei sacramenti, dal battesimo, a tutti gli altri sacramenti che portiamo dentro, ed è la forza. Insomma, torniamo ad essere generativi, torniamo ad essere, ad avere in noi le forze piene dell'umanità, anzi, dicevo prima, ancora di più, perché questo viene davvero potenziato direttamente dallo Spirito Santo che vive nei nostri cuori, che abita. Io e il Padre verremo a Lui e prenderemo dimora dentro di Lui. E qui passo, andando verso la mia conclusione, passo alla seconda immagine, quella della Vergine Santissima, che era l'altro testo che abbiamo ascoltato. Con questa vita nuova ridonata, testo diceva la vita comune, Maria vive, conduce una vita comune e nascosta, non ha annunciato, non ha fatto miracoli, gliene siamo grati. Perché? Perché in lei non c'è bisogno di vedere, in lei così semplice, lineare e ordinaria, non c'è bisogno di vedere la straordinarietà di questo generale, della potenza di Dio. La potenza di Dio è assolutamente ordinaria. La vita in noi è ciò che ci precede e che abbiamo già. La vita in noi l'abbiamo. Non dobbiamo sforzarci di averla, non dobbiamo fare i buoni per averla. L'abbiamo noi. Chi di voi, quando è stato battezzato o cresimato o viene qui a ricevere l'Eucaristia, fa sforzi? Abbiamo ricevuto. È un dono che abbiamo.
E Maria con questa assoluta normalità, assoluta vita comune e nascosta, ci dice la gioia, la serenità, la sicurezza di stringere, di possedere questa unione perfetta con Cristo, con Dio, con la Trinità. Questo non toglie, ovviamente, il testo lo diceva anche, non toglie che anche lei ha avuto le sue avversità, non toglie che anche lei questa energia l'ha dovuta esercitare, sprigionare, ed è diventata forza di reggere l'impatto terribile, quello finale della croce. E lì che energia, che forza, che potenza, che generazione, addirittura così esplicita che Gesù, se ricordate, ne dice: ecco tuo figlio davanti a Giovanni. Dunque, di nuovo una forza così strepitosa che rigenera il discepolato, rigenera la Chiesa in Maria. Eppure nulla di straordinario, la sicurezza assoluta che Dio era in lei, che questa forza, che questa vita era in lei. Direte, ha avuto la grazia di sentirla nel grembo fisicamente, e risponderanno, ci risponderebbero da Agostino, Sant'Agostino, a tutti i padri della Chiesa, ci risponderebbero: la grandezza di lei non è tanto averlo avuto nel grembo, quanto averlo accolto nella mente per la fede, nel cuore con la fede, cioè con la capacità di abbandonarsi, con la capacità di credere, beata te che hai creduto nell'adempimento delle parole del Signore, con la capacità di credere che Dio era veramente in lei, che nulla poteva separarla da questo amore di Dio. Allora, più che un esercizio, quello quaresimale, più che un esercizio, un combattimento triste, a me piace, forse altri anni, visto che siamo ormai abituati a questi dialoghi prequaresimali, altri anni me l'avete sentito dire, più che un combattimento triste, è un combattimento di sicurezza, di vera serenità, per riappropriarci, non per conquistare qualche cosa, ma per riappropriarci ciò che è nostro, Dio in noi, e per riappropriarcene non facendo delle cose, ma semplicemente convincendoci, semplicemente aprendo il cuore e la mente a tutto questo, fermandoci, anzi, ecco la preghiera, ecco la sosta, la lettura, ecco questi testi che quasi a specchio ci fanno da specchio per farci vedere come davvero Lui è in noi. Se il tuo cuore, se il mio cuore viene toccato, quando leggiamo questi testi, il Vescovo dice ovviamente bellissimi, cosa vuol dire? Che lo toccavano mentre come noi, no? Il nostro animo, quando leggevamo, ascoltavamo questi testi, cioè che vuol dire lo toccavano? Ci toccavano. Parte di quello che si diceva lì è qui, perché se non fosse qui non ci toccherebbe. Se non l'avessimo dentro, quello che ascoltiamo fuori sarebbe insignificante. E invece noi siamo presi da questi testi, siamo affascinati, rapiti. Magari diciamo, quasi senza renderci conto, magari fosse così in me. E io vorrei dire stasera a voi: è così in te, è proprio così in te. Ma è proprio come in Maria? Io vorrei avere la presunzione di dire, non sono nostro Signore, ma avrei la presunzione di dire: è in te come in Maria. Perché Gesù è tutto in te, totalmente. La Trinità è tutta in te, ti abita, e tu devi semplicemente riceverla, anzi, con la fede, avere quella certezza assoluta che è in te. Allora, se quaresima devi fare, combatti il dubbio casomai, combatti la paura che non sia così, allontana da te il timore che per caso lui possa essersi allontanato da te. Combatti. Sei solo tu che ti puoi allontanare da lui, mai si allontana da te. Combatti dunque ogni timore inutile, e invece davvero apriamo le braccia. Per me quaresima è ritrovare il Padre, cioè ritrovare questo essere generati e diventare ancora.
ancora, no, ancora una volta noi fonte della generazione, capaci di generazione, che detto in altri termini si dice capaci di dare lo Spirito. Con Gesù, poi andremo verso Pentecoste, riceveremo lo Spirito, ma a nostra volta la Chiesa unita a Cristo è fonte dello Spirito nel mondo intero. E questo allora è il mio augurio quaresimale e quindi anche pasquale a tutti noi, che possiamo piuttosto combattere ciò di cui ci dobbiamo liberare per ricevere, o meglio, appropriarci pienamente della pienezza che ci appartiene.